E lo Oh no. zio ci salva. Sara. Non si è vista la scena, ma Vieni, mia piccola. Non so, piccola, non so. il soldier ci stava accoppando. Ascolta, piccola, non so che fare. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Adesso ti alzo. Lo so, amore, lo so che fa male, ma forza, amore. Ti prego, non so, piccola, non lo so. Sara. Eh no, Sara, eh no. Amore. Devi lottare. Dai, Non sono farmi questo, piccola. svenuto. Non farmi questo. Forza, non farmi. No. Tocco. No. Dai, lo sanno tutti che è la protagonista del gioco, dai. Come prologo iniziale. Il Paura numero di raccapriccio. decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per Los proteggere Angeles i è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi sentite nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. E noi crediamo nelle luci. E non all'oscurità. Estate. Summer. Vent'anni dopo. Ah, figa. Quindi è cresciuta la bambinetta. E lui è invecchiato. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No. Ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tessa? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schede razione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fossero... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert. Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Sveglio, ragazza di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Bene, un po' di azione. Fino adesso è... Boh. Vediamo quanti disastri combinerò e quanto ci impiegherò a capire qual è la strada giusta. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Dici davvero? Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Io lo farò presente.
Oh, un soldo. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare. Ho detto a testa! Mani sulla testa! Fallo! Che cattiveria! Scansione! Questo significa che la gente può uscire. Dove va? Lo sai, hanno preso e usato dalla scheda d'azione falsa. Li hanno rinunciato. Ho recuperato gli individui. Non avremo problemi. Basta restare calmi. Area 5. Libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Ah, però! Saluti alla strada facile. Ricucciti, ok? Kit medico. Fascia le ferite con un kit medico. L'utilizzo di un kit di soccorso richiede tempo. Usalo solo quando sei al sicuro. Equipaggio il kit di soccorso con te e poi tieni premuto le due per iniziare ad usarlo. Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro? Oppure potremmo lasciare andare. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa ne hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Prendiamo l'attrezzatura. I nostri zaini sono rimasti qui.
munizioni scarseggiano. Beh, usano le belle. Bene, Texas. Sollevami. Ti sollevo. Ti solleverò. E come ti sollevo? Cosa vuol dire sollevami? Spingimi. Cosa vuol dire spingimi? Ma dai, ma come faccio a spingerti? Oh, ditemi come si fa! Ti prendo a cartoni, figlio. I cazzi miei, spingimi. Cazzo ti spingo. Ecco, finito le munizioni. Qui non c'è niente. Ah, ho scaricato. Ho proprio buttato via così al vento 4 proiettili. Dai, non mi fa interagire con nulla. Sei pronto? Sì, sì. Ancora due ore per capire. Dai. Attenzione. Come sempre. Ho bisogno di munizioni. Ho bisogno di munizioni. Ho bisogno di munizioni. Tra-la-la. Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. La scala. Cerchiamo la scala. In queste fratte non mi fa andare. Eccola qua la scala. Eccola qua la scala.